È stato un successo da tutto esaurito quello di Aristofane e la pace, la nuova commedia del Teatro degli Acerbi, andata in scena sabato scorso al Teatro Alfieri. Sotto la guida del regista Oscar De Summa, gli attori hanno trascinato il pubblico in platea ai tempi dell'antica Grecia, in una rivisitazione dell'opera poetica di Aristofane, quando cioè la penisola era martoriata dalle guerre civili tra le città rivali. Stanco dei conflitti che nuociono ai suoi raccolti e quindi agli affari, il contadino Trigeo, interpretato da Fabio Fassio, sfida l'Olimpo, a cavallo però di uno scarabeo, per chiedere agli dèi di restituire all'umanità la tanto sospirata pace. È in un mondo in cui un gioco della PlayStation è vecchio dopo 20 giorni, noi facciamo una commedia vecchia di 2400 anni. La storia è molto semplice. Il contadino Trigeo, stanco di tutti i conflitti che martoriano la terra, vuole partire e andare sull'Olimpo a chiedere conto a Zeus di questo disastro. Va là con uno scarabeo stercorario, ma lui ha sentito una fiaba di Esopo, si è convinto che è l'unico animale capace di arrivare fin da Zeus. Allora piglia baracca e burattini, cioè lo scarabeo, parte e va su. Là i dei non ci sono, hanno traslocato, non ci sono più, sono andati via perché sono stufi delle malefatte degli uomini, troppe guerre, un disastro, e hanno imprigionato la pace. Dopo mille traversie lui riuscirà a liberare la pace e a portare la dea del raccolto sulla terra, a sposarsela addirittura, quindi questo è il massimo della goduria. Non se l'aspettava neanche lui un esito così buono e fausto per un'impresa così disperata. Ecco, prima nazionale, tra l'altro vi aspetteranno poi ben altre sfide perché porterete questo spettacolo in giro per l'Italia. Speriamo di portarlo in giro dappertutto, perché insomma credo che sia uno spettacolo che è fruibile da ogni tipologia di pubblico. Si dice che spesso non si è profeti in patria, però abbiamo visto un Teatro Alfieri pieno. È stata una grandissima emozione tornare nella propria città, dove sappiamo, a parte le frasi fatte, nessuno è profeta in patria, sappiamo di avere tanti amici, tante persone che ci vogliono bene, ci dà una carica grandissima e quindi noi ci portiamo questa energia in giro per l'Italia. E agli applausi del Teatro Alfieri potrebbero presto seguire quelli di Costigliole, dove lo spettacolo verrà ripetuto sabato 4 febbraio nel Teatro Municipale alle ore 21.